Allora ragazze, ecco qua, finalmente è arrivato il pacco di Zalando che stavo aspettando, nel quale c'erano questi quattro sottopentola fatti così, che io però ho preso per appenderli al muro. Sono molto belli perché sono di un materiale lavabile, quindi anche se li appendo e li attacco al muro poi si possono facilmente lavare. Mi piacevano tanto da appendere, adesso vediamo come li sistemerò. E poi ho preso questo, eccola qua, è questa specie di lampadario molto semplice, però lo volevo così anche se pensavo fosse un pochino più grande. Adesso lo montiamo e poi stasera lo appenderemo, credo. Il colore è stupendo e va benissimo sia con il divano che con tutto il resto qui in questa zona, ed è un color menta, direi. Buongiorno ragazze, allora, stamattina mi sono svegliata con un insano proposito, non so se attuandolo verrà bene oppure no, quindi l'unica cosa da fare è sperimentare. Vorrei mettere in quell'angolo lì, attaccato alla finestra, dietro il divano, perché praticamente qua dietro al divano c'è un sacco ragazze, guardate quant'è di spazio inutilizzato, quindi io qui potrei benissimo mettere una scrivania, sistemare la mia zona computer, anche perché lì c'è l'aggancio per la presa, e quindi insomma potrebbe venire abbastanza carino. Non lo so, in realtà non so, perché non era prevista questa cosa, però a me serve un posto dove editare video, anche perché adesso il tavolo mi serve per fare lezione, quindi vediamo un po' come mi sistemerò. Potrei anche, volendo, spostare il divano più in qui e sistemarla lì, anche, vediamo. Non so, non vorrei spostare le piante perché in effetti sono abituata a quel posto, quindi non credo ne sarebbero felici. Vediamo un po', dai.
Ok, manca una bella sedia che devo trovare ovviamente in tinta con il tutto. Vediamo un po' che ne pensa Francesco, se mi dà qualche altra idea alternativa, perché a volte, a parte gli scherzi, mi dà delle idee più carine delle mie, ha delle idee più carine delle mie, lo ammetto. E quindi niente, basta poi, perché questa zona sta diventando troppo piena e io non voglio, voglio che sia ampia, spaziosa, senza troppe cose, però la voglio utilizzare anche in inverno, voglio darle un senso, perché altrimenti rimane qui questa zona, non la utilizziamo quasi mai in inverno, proprio rimane a sé, perché comunque resta un po' fredda rispetto al resto della casa, nel senso che la stufa a legna è in quella parte lì, quindi riscalda in più la cucina rispetto a questa zona, e quindi ci veniamo poco da questa parte. Però mettendo delle cose che comunque utilizzi, e appunto utilizzandole, sedendoti qui a guardare la televisione eccetera, l'ambiente comunque si scalda, anche le persone scaldano l'ambiente, e quindi ho pensato di fare così. Vediamo un po' se insomma se mi ci trovo, se mi piace. Tra l'altro entro oggi vorrei appendere il lampadario che mi è arrivato, dove eccolo qui, mi è arrivato il lampadario da Zalando, e devo essere sincera, stavolta mi sa che ho un po' toppato, non so se ci starà bene in realtà. Comunque eventualmente, non lo so, o faccio il reso oppure vedo un po' come sistemarlo. Anche in questo caso vediamo cosa consiglia anche Francesco. E poi ecco, questo fine settimana non ci saremo perché abbiamo in mente un'escursione particolare a cui tengo tanto. E aia, stamattina sto a pezzi ragazzi, perché ieri ho lavato il balcone e il terrazzo ieri sera, e mi sono stancata molto. Comunque dicevo, abbiamo in mente di fare un'escursione, non ci saremo, poi settimana prossima sistemerò bene come si deve. Comunque dai, non ci sta male, che dite? Pulizie, quindi sono in tenuta casalinga perché mi ha suonato il corriere ennesimo. Ora basta, perché altrimenti il Grinch davvero stavolta mi caccia di casa, mi butta proprio giù dal balcone. Comunque ragazze, non potevo lasciarvi sole, il fatto è questo, perché praticamente dopo il mio ultimo video in cui ho mostrato i miei gioiellini Marlou, praticamente avete svaligiato il sito. Avete svaligiato il sito, ragazze. Io non so se ridere o piangere, perché faccio pubblicità gratuita così a buffo, e ridere perché mi fate morire da ridere, ragazze, perché davvero mi avete inondato e intasato Instagram con tutte le foto degli acquisti che avete fatto. Effettivamente questo è un brand molto giovane, nel senso che è accessibile, contemporaneamente è un brand valido, molto carino, che ci consente di toglierci degli sfizi in tutta serenità. Io stavolta ho ordinato dalla gioielleria Fondente, dalla quale molte volte ho ordinato, in cui mi trovo bene perché praticamente ci sono sempre
degli aggiustamenti di prezzo, ossia il 10% di sconto, ci sono delle scontistiche particolari e quindi quando vedo che ci sono queste offerte, quando c'è la possibilità acquisto. Stavolta ho voluto prendere questo che puntavo da tempo. Mi dicevo sempre dopo, però il dopo è arrivato ed è questo braccialetto così, elastico, vedete, a molla quindi, con a cui ho aggiunto due charms. Aspettate un attimo che lo faccio vedere meglio. Eccolo qua, è stupendo. Ho voluto aggiungere questo charm qua, in cui c'è scritto cuore di zia, per sempre, dietro, per sempre. E ora ve lo faccio vedere più da vicino e poi ho messo la chiave, perché praticamente simboleggia la chiave del mio cuore che i miei nipoti hanno inesorabilmente rubato. Vi faccio vedere più da vicino il braccialetto. È proprio carino, vedete? È così. La scritta è questa. Cuore, zia. E dietro. E poi c'è la chiave vicino al cuore. Ok. Indossato. Così, troppo carino. Quadro appeso. Ok, il Grinch, il buon vecchio Grinch, mi ha spostato, mi ha bocciato in pieno il lavoro di stamattina e quindi ha spostato da lì la scrivania a qui, in questo angolo, spostando quel mobile, quella cassettiera da quella parte lì. Insomma, adesso qui manca la sedia, ovviamente, poi dovrei trovare qualcosa per coprire questi. Questi fili, questo stesso è un coprifilo però leggermente orribile, diciamo che è un work in progress, però dai, bisogna coprire i fili, anzi se avete suggerimenti nei commenti. Ok, dopo tanto pensare alla fine abbiamo fatto così, perché intanto mettendo il tavolino qui mi serve sia come appoggio, quindi per esempio qui ci ho messo diciamo il mio diario delle idee, ecco, là dove scrivo tutte le idee che mi vengono, le cose che devo ricordare, insomma in maniera molto estemporanea, e qui invece ho messo la console, la scrivania, e ancora da sistemare ovviamente perché manca. Devo sistemare i cassetti all'interno, risistemarmi le penne, eccetera. Comunque devo fare anche un po' di rifornimento. E poi qui ci va una sedia. Dovremo trovare una soluzione per questi fili che odio, come ho detto poc'anzi. Però in linea di massima, ecco, la situazione è questa. La sedia l'abbiamo messa qua, una di qua, una di qua. Tra l'altro è molto meglio così. Messe così le sedie sono meglio rispetto a prima, perché comunque le volte che ci siamo riuniti in famiglia, alla fine ognuno si prendeva la sedia e se la portava da questa parte, in modo da stare a cerchio, e in mezzo ci stavano i bambini, giocavano i bambini, quindi alla fine lasciandole così è sempre un angolino, insomma, anche in questo modo mi piace molto, per esempio sedermi lì a leggere, insomma. Quindi questo è quanto, la situazione è questa. Poi la cassettiera l'ho messa poi all'entrata, così ho modificato un po' come era prima e non mi dispiace per niente, perché comunque arrivando ci serve un punto d'appoggio sia come svuotatasche che per appoggiare eventualmente le chiavi, eccetera. Qui ho messo la sansevieria a terra, poi questa è molto utile perché qua all'interno comunque io tengo sì, le carpette con le medicine, le cure che ho fatto, eccetera. Tra l'altro devo riordinare queste di quando sono, per esempio, ecco, devo riordinare tutto, non l'ho fatto mai, ecco, c'è poca roba in realtà qui, quindi può stare benissimo qui. Per ora la situazione è questa. Adesso riposo un poco perché mi sono praticamente sdrenata. Tra l'altro non mi dispiace per niente la situazione, il colpo d'occhio così, non mi dispiace per niente perché è prevalentemente bianco rispetto a prima, perché qui c'era quel mobile scuro che un pochino dava nell'occhio, ecco, quindi così è ancora più bello, secondo me.
Oddio, sono le 4:30, quasi 5, anzi, sì, 5:20. Meno male che ho detto che ieri mi ero stancata, quindi ho ripiegato oggi. Tra l'altro ho anche lavato i tappeti, infatti tutta casa è senza tappeti tranne quello della cucina, perché quello della cucina l'avevo lavato di recente, quindi aspettando che si asciughino per poi metterli. Però adesso mi sa che mi vado a fare una bella doccia piuttosto, mi rilasso un po' e aspetto che torni il Grinch, così poi se in sì mi faccio mettere il lampadario, anche perché sono curiosa di vedere come sta nel complesso, e anche quel quadro, vorrei appendere quel quadro perché insomma adesso avendo messo l'altro, questo qua mi piace come compagno, ecco, come compagno di giochi dell'altro quadro, non lo posso lasciare solo. Ah, nel frattempo sto anche editando un video che si sta reindirizzando, e quindi forse questo video mi sa che sto reindirizzando, perché ho già montato, quindi editato la prima parte di questo vlog, e poi vado ad aggiungere la parte finale. Mamma che caldo, ragazze! Il terrazzo, non so se lo vedete, eccolo là, è lindo perché l'ho lavato, quindi sto qua a prendere un po' di fresco. Che bello. Mi dondolo un po' nella mia sedia. Oh là. E come dico sempre, molto meglio. Oh, che bello. Sia benedetta la doccia. Abemus Grinch Volenterosum. Ha piazzato la scala e adesso andrò a mettere il lampadario. Ok, dai, alla fine ci sta bene, è carina. Almeno mi piace. E questo è l'importante. A te piace Grinch? Sì, perché non lo so. Che bastardo. Bellissimo. Quindi a te piace, a me piace. Non so perché la macchina non mette più fuoco. O sono io che lo metto a fuoco. Ah, bene, davo la colpa. Dai, è carina. Bene ragazze, allora il vlog si conclude qua. Io vado a preparare la cena e poi mi piombo a letto e a farmi la doccia, e lui va a fare la doccia perché è tornato adesso. Ci vediamo al prossimo vlog. Ah, e scoprirete la nostra meta segreta.